Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giocone X Vapo. Stasera siamo qui per presentarvi la nuova linea di G-Spot, linea estiva, per la prima volta si innenta, sì. Sì, è arrivato anche Giacone. Sei a casa tua, ma siamo partiti. In un pseudo fresco, ma non abbandonando il cremoso. Allora, tre liquidi ispirati a yogurt, quindi yogurt, sì. Questo noi abbiamo il 28 con i disegnini dell'uva, quindi è yogurt all'uva. Yogurt all'uva, al naso, sì. È yogurt all'uva. Yogurt all'uva, profile 1.5. In aspirazione è acido, sento proprio l'acido, ed è una big bubble di quelle rosa. Scusa, non la classica, quelle frutti di bosco. Che cazzo? Quella viola. Quella viola. Che era l'uva. Lì, uguale, era l'uva. Uguale. L'hai mai mangiata l'uva? Vabbè, ma non so proprio di uva uva. No? Uva. È uva sultanina. Questa è uva della Big Bubble con lo yogurt acido, in aspirazione subito. Anzi, acido, un po' asprino, sì, un po' acido, dai. Io qua, questo non mi piace tantissimo, gli do, anzi, forse uno dei primi di G-Spot che dico che non mi piace tantissimo, perché non mi piace l'uva, però nel senso, facciamo un 7, dai, 7. Perché comunque è buono, come gusto personale, ecco. Allora, io non sento l'acido in aspirazione. Sento come... No, il frizzantino. Un po' di frizzantino. Sei presente le cicche fritz che ti sentivi il frizz? Quelle spaccano. Quelle, e poi c'è l'uva e quel leggero sentore fresco che ti dovrebbe dare la sensazione dello yogurt fresco. Ah, non ho sentito il fresco io. È comunque ispirato allo yogurt. Il yogurt normalmente sta in frigo, quindi... Sì, certo. Quando non mandi fuori il... Quando mandi fuori dal naso non senti il fresco? No. No? Vabbè. Io sì. A passare perché fa caldo. Buono, è uva? Sì, a me sembra proprio la Big Bubble quella là. È fresco ma non è fresco. Per noi che i freschi non ci piacciono, questo mi piace. E... voto gli hai dato tu? Io 7. Gli do un 7 anch'io perché non sono un appassionato di uva. Uno forse... Però è buono. Ah, buono, è buono. Sì, la ricorda fedelmente la Big Bubble all'uva. Sì, non faccio il pallone, ma è quello. Io il fresco non lo sento minimamente, perché con una mesh turbo a 55 watt io non lo percepisco. Adesso un pochino, dopo un po', vi rimane un piccolo sentore di fresco in bocca. Eccezionale, 8. Ora banana, numero 29. Vado? Banana proprio, la banana delle caramelline. Puttana maledetta. Apri stare, come si fa a aprire? Ma dicevi tu? Per me è banana quella delle caramelline. Banana delle caramelline può vagamente ricordare lo yogurt della Galbani alla banana. Sì, caramellina. Qui. Sì, quelle caramelline. Ah, qui no. Qui sì, perché è buono qui, ma anche lì. Allora, qui l'acido non lo sento, probabilmente era dato dall'uva allora. Può essere. A sto punto. Può darsi. È forse un pelino, ma proprio pochino. Poco, è una caramellina come dici tu, però calda, cioè cremosa. Io il fresco, cioè qui mi dà la sensazione di un liquido un po' più freddo, mentre qui alla svapata, ovviamente svapandolo, scalda un po' il liquido. Pensato, magari. 55, quindi è una banana di quelle lì, caramelline. È una banana caramellina, non è una banana, no. Banana da frutto. Vabbè, levati il tip. Banana caramellina, qui non lo so. Bagno. Allora io faccio che secondo me è un liquido buono, perché è buono. Anch'io, qua gli do 7 anch'io. Sono pro per la pesca, sono curioso della pesca. Cioè sto fresco non fresco, poco, che è stranissimo. È spettacolare. Ma è stranissimo. Per quello è buono perché comunque c'è, ma veramente pochissimo. Così deve essere il fresco nei liquidi. Ma grandi ragazzi. Per questo top, sì. Questo qua è uno yogurt alla banana all day, secondo me. Buono. Tu senti yogurt, io sento più caramella. Yogurt perché comunque c'è la cremosità,
della banana e c'è quel freschino che secondo me c'è un po' di yogurt, sa un po' di yogurt. Io lo yogurt alla banana lo bevo. Anch'io, ah sì, anch'io. Lo bevo. Mi gusta. 8 questo, mi piace. Banana. A me ricorda lo yogurt alla banana della Galbani. Della Galbani. Perché lui ce l'ha con la Galbani. Sì, Galbani. Perché era molto molto... Ma fa il yogurt sì, faceva il yogurt. Con faceva. Con una parte di banana molto molto buona, molto forte. Questo qui gli do un 9,5. Anni or sono. Anche perché a me piace la banana nello swap, quindi 9,5, fantastico, spettacolare. Mi ricorda un po' la caramellina, comunque facciamo un 7 io. Tu vuoi 8. 8. Rimango per il 7, ma sono curioso per la pesca, perché la pesca a noi piace. La pesca a noi piace, sì, piace. A noi piace la pesca, ma piace anche la banana comunque. Sì, aspetta, sì, sì. La pesca però... Io prediligo la pesca, Cazzo, la pesca qua spacca, Qui la pesca c'è. Sì, qua la pesca c'è. Oh, la Madonna! Qui la pesca si sente mamma tutta. Mamma mia, spaventoso! New Old. Numero 16. New Old. New. Questo si sente... Questa è la pesca, è una bella pesca. Adesso bisogna vedere. Allora, questo è l'unico che non l'abbiamo provato con la mesh. Perché purtroppo il visello aveva finito le mesh. E quindi non ho potuto rigenerare il profile. Però di solito su Dead Rabbit noi ci troviamo bene. Una pesca un po' frizzantina, come hai detto te, per l'uva. Sa di pesca, però non vorrei che si confondesse un po', non vorrei dire delle stronzate, però non so, forse un po' di profumatore per l'ambiente. È una pesca un po' strana, sa di pesca. Però sembra un po' una pesca un po' frizzantina che dà l'idea un po' di profumatore dell'ambiente. Lo preferisco rispetto agli altri. Però è un po' chiusa, un po' più chiusa. Ah, l'è chiusa? Sì, prima tutta aperta. A me il profile, il Drabbit piace così, leggermente chiuso. Che comunque fa crescere un po' di più l'aroma. Qua è venuto fuori, mi viene un po' più fuori, un po' di fresco, un po' di più. Sì. Aspetta, c'è ancora un colpo. Un po' più di fresco e un po' più di acidino dello yogurt. Una pesca frizzantina. Lo preferisco rispetto agli altri. 7,5. Io rimango per il 7,5. Io ci do un 8 anche a questo. Buono. Buono perché io il frizzantino non lo sento. Sento una crema di pesca. Allora, io. Quel frizzantino che senti tu. Io? Sì. Io. È il sentore della buccia della pesca. Ah, non lo so io. Sì. Ti fa percepire di mangiare la pesca, quindi la polpa, più la pelle della pesca. Però il fresco mi rimane sulle labbra. Anche un po' di rimane. Questo io gli do un 9 perché anche questo mi piace veramente tanto. A me dispiace per sto giro, per i voti che ho dato, però cosa Beh, è soggettiva la cosa, non è che... Ma a me non dispiace, 8 anche a questo. Forse l'unico è quello all'uva che non mi... Allora, io direi che mi ha fatto impazzire. Loro comunque li possono provare, no? Allora, ragazzi, provateli loro... perché comunque sono eccezionali come tutti gli sport. Li dovete provare. Loro li possono provare e ci possono dire qualcosa sotto nei commenti. Sotto nei commenti. Sì. 16, 28, 29. Ma anche su Instagram volendo se li possono dire, Da che tal? Anche su YouTube. Fatto sta, linea di yogurt per dare il sentore di fresco. E devo dire che c'è entrata al massimo perché è spettacolare e il fresco è appena percepibile. Produttori, dovete imparare da G-Spot. Sì, quello sì. Così dire. Si fanno i liquidi freschi. Sì, devo dirlo anch'io. Però cioè, spostati i capelli perché sennò non... Metto la parrucca. Saluto Eddie, scusatemi allora, per tutti i miei, però... Salutiamo Eddie Antonio, li ringraziamo. Sì. Ricordiamo di seguirci su tutti i social. Certo, ma l'ho già detto prima perché possono commentare su Instagram. Ma sì, perché ormai sapete che Giacone sì, certo. Ci vediamo col prossimo video. Stasera senza svapata. Sì. Va bene, ciao. Va bene, ciao.